Oggi andremo avanti con la mappa CTM di Minecraft. Quella della scorsa volta non avete presente, però quest'oggi purtroppo non ho internet, come potete vedere, quindi ho questa skin perché si è rovinata il wifi, quindi non posso avere la skin, però tranquilli che il wifi ritornerà, poi questo video lo caricherò tipo con il 4G. Quindi adesso dobbiamo andare a fare un po' di mestieri. Prima di tutto dobbiamo... Che succede? Perché lagga la freccia? Oggi andremo ad esplorare nuove isole, nuovi orizzonti, nuovo tutto. Perché quest'oggi è un giorno importante per noi tunisiani. Perché? Perché troveremo sicuramente un'altra mappa, un altro coso CTM, insomma, avete capito, insomma, un'altra cosa della CTM. La scorsa volta mi sono accorto che dovevo far così, perché così la gente non spawna, tipo i mob, i mostri cattivi, non possono spawnare su un mezzo blocco che però è sotto, cioè capito, è tutta una cosa strana di Minecraft. Ho messo giù un po' di roba e ho preso altra pietra perché mi era finita. Allora, alcuni di voi, io ho qua sotto le domande, quindi adesso leggo. Alcuni di voi mi hanno scritto: puoi portare altri episodi di questa mappa? E io ovviamente ho detto sì, certo, beh, mi piace molto, la porterò sicuramente. Poi molti di voi hanno scritto anche schermo, perché io nello scorso episodio avevo detto: se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete schermo, ok? Avevo detto. E quindi molti sono arrivati, quindi bravissimi, ho dato il cuoricino e ho anche scritto un commento a quelli che l'hanno scritto. Se volete che anche con voi faccia così, dovete appunto commentare con la parola che dirò io. Non so, dirò una parola a caso e voi dovrete commentare. Però questa volta metà video, perché così almeno, oddio, così almeno, forse devo andare a prendere le torce, perché così almeno non, cioè dico più o meno, non alla fine del video comunque, però in una parte del video, così almeno vedrò se siete arrivati fino a quel punto del video. Sono furbo io, vero? Vabbè, sono furbissimo. Allora, altri di voi mi hanno scritto nella Hardcraft, sotto il video della mappa, quindi allora praticamente la Hardcraft, non so se seguite la Hardcraft, ok, una mia serie di Minecraft. Questa Hardcraft, praticamente, in questa Hardcraft succedono cose strane, perché praticamente c'è una specie di hacker, ok, che mi conquista, non ho capito perché, cioè si chiama Inv quell'hacker, no? È tutto quanto strano. E praticamente lui mi ha detto: usa il totem di Dark Hunter e digli che deve cacciare Inv. Io ho cercato, perché non sapevo sinceramente cosa fosse il totem di Dark Hunter, quindi ho cercato un po' su internet e ho trovato delle cose, potrei pensarci di usarlo, perché... non lo so, secondo me è interessante come totem da usare. Io ci provo. Intanto dobbiamo andare verso quell'isola, perché qua non c'era un beato fico di niente. Non so cosa ho appena detto. Chi è stato a lanciare la... Ma scusate, ma perché ci sono dei... Perché? Io sono scioccato. Io non voglio sapere. Poi secondo me sotto questa mappa ci dovrebbe essere qualcosa, in teoria. In teoria ci dovrebbe essere qualcosa, perché appunto, se notate, tutta questa mappa è molto grande. Vedete qua sotto? Deve esserci per forza qualcosa. Però vabbè, noi magari io andrò ad esplorare off camera sotto le profondità delle mappe. Sotto il terreno, diciamo. Però quell'isola è molto pericolosa, eh. Mannaggia Gian Giuberto. No, ho finito la pietra. È notte, quindi dormo. Ah, ma io ho appena notato che là sopra c'è del ferro. La 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 la, molto buono. Ci sono. Stai scherzando. Questi sono spawner di... Allora, prima di tutto, stai indietro. Oh, creatura del male. Oh mio Dio, no. Vai. No, stai scherzando, vero? Qua c'è della... C'è la lava, qua si muore. Si muore tantissimo, si muore... Me ne vado via per sempre, ciao, addio, salve. È stato molto bello conoscervi, ma a me non interessa proprio niente di voi, quindi me ne vado via. Ok, allora, è stato molto pericoloso questa cosa che ho fatto, perché avrei potuto morire. E posso in realtà ancora morire, perché... No, vabbè, ma stanno spawnando. Quest'isola è leggermente impossibile. Io direi di andarmene via da qui per sempre e non ritornare mai più. Comunque c'è un'altra persona che scrive: schermo, ti adoro, cattivo Giangiuberto 2 e 1. E tutte le sue evoluzioni, anche Gian Giuberto, hashtag vero tunisiano. Oh, che cute, lui è un vero tunisiano, mamma mia, bravissimo.
Bravissimo, perché essere un vero tunisiano vuol dire essere in una grande famiglia di persone molto brave e simpatiche. Allora, signora Pecora, però lei è proprio antipatica. Ma io, a parte mentre spacco queste cose, è molto bello spaccare, sì. Volevo anche, no, ovviamente, comunicarvi di un'altra persona che dice. Aspetta, come si chiama la mappa? Allora, la mappa, per chi non lo sapesse, si chiama SkyCTM. Molto bene, ho piantato molti alberelli, come potete ben vedere. Mannaggia Gian Giuberto II! Questo Gian Giuberto io lo detesto. Allora, quindi praticamente come si chiama la mappa? Appunto SkyCTM. Poi un'altra domanda che c'è sempre qua sotto. Ho partecipato alla live di giovedì. Sì, perché per chi non lo sapesse, ogni giovedì c'è una live sul mio canale, ogni giovedì alle 16 circa. Ok, in teoria sempre alle 16, però fate finta. Ok, praticamente questa lì facciamo cose nelle live, molto belle le live, devo dire, davvero molto belle. Quindi bravissima, bravissimi, bravissimissimissimi. Poi dicono ti adoro e se leggi il commento mi metto un cuoricino. Ovviamente io metto il cuoricino a tutti quelli che commentano, perché siete bravissimi e simpaticissimi. Allora io direi di andare prima di tutto a prendere quel ferro che avevo visto là sopra, perché se non l'avete visto c'era appunto del ferro là sopra, che io devo prendere, perché ovviamente ho bisogno prima di tutto di farmi un piccone in ferro, perché così nel caso ci siano diamanti io li prendo prima di tutto. Dopodiché mi serve anche il ferro per farmi dell'armatura eccetera. Che qua, ah, ma ci sono gli spawner dei tizi qua. Ma allora sono buoni sti spawner. Ma allora non li buttiamo via, giusto? Ah, ma no, ma questo è di scheletri, aspetta. Questo invece va tenuto proprio. Però bello lo spawner di scheletri. Guardate che si possono fare belle cose con lo spawner di scheletri. E comunque potrei anche andare a prendere della lava da quell'isola là. Però per ora direi di prendere il ferro. Poi dopo vado anche a prendere la lava, però, perché serve ovviamente per fare il cobblestone generator, come abbiamo fatto la scorsa volta. Solo che la scorsa volta, mannaggia a me, non ce l'ho fatta perché ho rotto tutto. Ok, ho preso giusto qualche pezzettino di ferro, perché appunto volevo prendere questo ferro per fare il piccone. Però prima di tutto io ora direi di andare a prendere, grazie al mio secchiello incredibile, la lava, perché ovviamente mi serve la lava. Però io direi di tenere un po' diciamo i materiali che non mi servono, diciamo via, perché se no poi dopo è brutto perderli. Però il legno lo tengo ancora per ora, perché potrebbe servirmi da un momento all'altro. Allora, bisogna, prima di tutto dobbiamo stare attenti, perché ovviamente non vogliamo mica che, diciamo, sti qua ci uccidano, vero? Cioè, nel senso, non è bello, non è bello, c'è un ragno schifoso. Allora, se mi colpite a me, carissimi snowman, siete finiti. Allora, io utilizzerò le palle di neve per uccidere gli slime, Molto belli queste palle di neve. Allora, grazie della lava me ne vado, addio, ciao, perfetto. Molto bene. Ora che ho rubato la lava dall'isola del Nether, direi che adesso possiamo fare il cobblestone generator bene. Perché hai ucciso Gian Giuberto? Solo io lo posso uccidere. Stupido coso, ma io veramente sono scioccato. A volte mi parte l'embolo di cantare, non so perché, fate finta di niente, lo sapete che io sono Dunis. Dopo tutto non potete aspettarvi niente di più da me. Allora, praticamente adesso cos'è che dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a prendere, ad esplorare nuovi orizzonti. Però prima dobbiamo andare a fare il cobblestone generator, ovviamente, perché nel senso non è che possiamo continuare così facendo un cappero fritto proprio di niente, senza fare niente, proprio capero fritto di niente, cioè proprio, che schifo questo capero fritto. Non so che cosa sto dicendo, fate finta di niente, come al solito. Allora, io la lava direi di metterla qua. Poi avete, non so se lo sapete, ma la lava fa questa cosa, molto bene. Allora, visto che la lava fa questa cosa, qua io posso fare anche, posso mettere, diciamo, un muretto, ok. Questo muretto ci servirà, perché se dobbiamo far così. Ok, ora in teoria non dovrebbe trasformarsi. È l'ennesima volta che cerco di capire come caspita fare un cobblestone generator. Prima o poi ce la farò.
Vado a prendere però un altro secchio di lava. Allora, vediamo se ce la facciamo a fare questa cosa. Mannaggia Gianguberto e tutta la sua legione di demoni. Quanto lo detesto. Allora, praticamente l'acqua quant'è che si espande? Mannaggia a lei. Mannaggia all'acqua. Ah, quanto detesto, quanto detesto. Allora, praticamente vediamo. In teoria si espande di una cosa di questo tipo. Ok, perfetto. Se io ora lo metto qua, in teoria non dovrebbe succedere niente. Ok. Ora, se io rompo, non succederà niente, spero, vero? Eh no, aspetta, si bugga tutto però. Ok, in teoria adesso dovrebbe funzionare sempre praticamente, perché c'è un blocco. Ok, perfetto, perfetto, funziona. Vedete, ora io qua posso fare questa cosa e spaccare per sempre praticamente, e prendere un sacco di blocchi di cobblestone bellissimi e simpaticissimi, che a noi serviranno sempre comunque, perché la cobblestone, la pietra, diciamo, ci serve sempre. Se siete arrivati fino a questo punto del video, innanzitutto siete bravissimi e quindi scrivete pecora marrone nei commenti, così io vi do il cuoricione bellone, eh? Poi ho appena notato che 23 minuti fa praticamente c'è uno che mi ha scritto: Dunis non è stato Inve, è stato uno degli esici più forti del mondo, è stato Leviatano a fare il cratere molto probabilmente. Ah, quindi per te è stato il Leviatano? Ok, ho capito. Vediamo, vediamo, perché sinceramente non so, non li conosco molto bene questi SCP purtroppo. Poi proprio là, vedete cosa c'è là in fondo? In teoria c'è, da quel che ho visto, una specie di casa. No, vabbè, allora in quella ci andremo nel prossimo episodio, perché io voglio sapere che cos'è quella casa. Consigliatemi cosa fare in questa mappa, come continuare. Al meglio, diciamo, al meglio delle possibilità, perché è molto bello ed interessante sapere la vostra opinione. E fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace di questa mappa. Però io direi di fermarci qua, perché ormai abbiamo raggiunto il limite di questo episodio bellissimo. Ci vediamo al prossimo video, Tunisiani. Ciao!